Ciao mister, buongiorno. Ciao, prego. Un pareggio che vale come una vittoria per come si sono messe le cose, sei d'accordo? Per me è la prestazione più bella della stagione, in assoluto. Sotto ogni punto di vista, chiaro, poi il risultato incide, il pareggio che premia comunque gli sforzi dei miei, quindi oggi faccio complimenti ai ragazzi perché fare una prestazione così e l'hanno voluta e anche il risultato, il premio credo sul gol, non lo so se è il giusto premio, il pareggio, al di là, io devo essere, sono felice, faccio i complimenti ai ragazzi. Sì, il paradosso Fabio è che nel primo tempo questa squadra ha creato tantissimo nonostante l'avversario fosse rintanato nella sua metà campo e si è sempre detto, no, di come il Parma l'anno passato avesse difficoltà con le squadre rintanate dietro. In realtà oggi hai creato nel primo tempo quattro occasioni macroscopiche ed è stato un peccato non chiudere il primo tempo nemmeno in pareggio per come è stato dominato. Sì, ma ritorniamo al discorso, quello che facevamo ieri, no? Sul discorso dei dati, delle statistiche, del possesso palla, di tutto quello che Catanzaro siamo stati, come dire, in ogni situazione siamo andati in gol. Oggi abbiamo creato situazioni bellissime di qualità e poi sì, ci è mancata la precisione, ci è mancato il guizzo, però nel complesso io ho visto una squadra matura, seria, con grande umiltà, con la voglia di fare le cose. Poi è vero, una squadra che l'abbiamo costretta a stare bassa, non per scelta, perché ha provato tante volte a voler giocare e quello noi gliel'abbiamo concesso. Ultimissima per me, come hai trovato i ragazzi dopo il 90esimo? Contenti per il risultato acquisito o più delusi per una vittoria che è arrivata? Immagino contenti perché comunque è rimasto il Parma imbattuto, sei sempre primo. No, ma assolutamente, ma bisogna essere contenti, io credo che anche tutto l'ambiente, no? Perché ora ci provano, no? Anche oggi nel pregare qualcuno, no? La fuga, la fughina, la fughetta. Io dico, il campionato ancora deve iniziare e il Parma sta facendo le sue cose. Pensare che possa vincerle tutte è un'utopia. Chiaro, è l'ambizione, no? Di voler giocare per vincere. Ma il campionato, ripeto, ancora deve iniziare, al di là delle classifiche. Io vedo che la squadra deve essere concentrata su questo. E anche tutto l'ambiente, che ancora oggi, dopo il derby, ancora oggi a vedere uno stadio Tardini, è grandissima festa, bellissimo, ce lo godiamo, ce lo teniamo stretto, ma ogni partita sarà molto complicata. Piovani. Senti, anche le tue scelte hanno dato un'impronta alla squadra, ovvero lasciare in panchina Estevez e Del Prato, il Parma è diventato ultra offensivo con i giocatori in campo. Ve l'ho detto, avevo bisogno di tenere un gruppo sempre al meglio, di gestire le risorse al meglio. Oggi con la scelta di Bernabé in mezzo al campo, al di là delle questioni di gestione, ma anche tecniche, è chiaro, un giocatore totalmente diverso da Estevez, e con i due terzini di spinta che comunque ci hanno dato un grande supporto. Questa è una partita, l'archiviamo e già pensare alla prossima e pensare che tutti debbano essere dentro. Quindi mi è piaciuto anche l'approccio, perché oggi l'approccio è stato giusto, diverso rispetto a Catanzaro, quindi un passo avanti ancora. Adesso quando si pareggiano queste partite c'è sempre la zona d'ombra e la zona di luce, no? L'ombra perché meritavi di fare 3 o 4 gol, come diceva il collega, e non li hai fatti, e poi nel momento in cui sembrava che le cose ormai fossero perse, secondo me questa è la vera bella notizia di oggi, il Parma è riuscito a pareggiare. Ma è proprio quello, io continuo a vedere sempre la luce, no? Il buio mi piace poco, le zone d'ombra mi piacciono meno, e in un momento dove sembrava che non avessimo più, perché tanti giocatori hanno, ma c'era nella testa dei ragazzi la voglia di voler andare a recuperare. La cosa che mi è piaciuta di più, nonostante avessimo in mezzo al campo 2 o 3 giocatori che erano praticamente che non ne avevano più, sull'1-1 non c'è stata la voglia di gestire, ma la voglia comunque di voler andare a vincere. Ma 1-1 è finito, il campo ha il verdetto del campo, ce lo teniamo. Ultima domanda da parte mia, si torna in campo fra 3 giorni e ogni domenica, ogni turno c'è un risultato, 2, 3, tra virgolette, non pronosticabile.
Questa è la Serie B, no? Per cui aperti a tutte, e perché ogni partita nasconde delle insidie, ogni partita è diversa, le squadre dipende dal momento in cui uno l'affronta. Noi abbiamo affrontato, al di là poi della classifica, una Sampdoria in salute, ma noi abbiamo ribaltato e abbiamo tenuto alla grande. Quindi ora affrontiamo il Bari e prepariamoci per un altro tipo di gara. Chiesa. Buonasera mister. Buonasera. È una partita che è anche un po' un segnale per questo campionato, no? È un Parma che è riuscito a pareggiarla nonostante una squadra che si è chiusa, è un Parma che ha saputo soffrire, non si dirà più rispetto agli altri anni che il Parma fa fatica con le squadre che si chiudono, perché oggi 4 occasioni da gol più un gol fatto. Può essere un segnale per questa stagione, cioè è un Parma che ha più alternative in avanti anche contro le squadre che si chiudono. Ma anche al di là delle alternative, è chiaro che i giocatori, quando sono tutti nelle migliori condizioni, è un vantaggio, ma anche quella serenità, senza farsi prendere troppo dall'ansia, perché ho visto una squadra consapevole, nonostante lo svantaggio, non si è mai disunita, nonostante credo sia stata una ripartenza pericolosissima, però sarebbe stato veramente troppo per quello che stavamo producendo. Quindi una squadra molto più serena, e questo aiuta, ecco perché parlavo di leggerezza, perché ho una squadra più serena. E il secondo tempo, nonostante lo svantaggio, comunque eravamo dentro la gara senza farsi prendere e senza disunirsi. Il timore così alla fine del mercato era il vice Stevez, no? E Stevez, giocatore unico, non ha un'alternativa. Oggi il Parma, e soprattutto mister Pecchia, l'ha trovata questa alternativa in Bernabé. Ma io non parlo di, ho parlato l'altra volta, ma questo è un discorso, è che nel discorso in mezzo al campo non era tanto una questione di alternativa di Estevez, ma di avere doppi giocatori, perché nella zona in campo quando giochiamo tre è logorante, quindi avere ricambio non è una questione. Estevez ha delle caratteristiche precise, non credo che ci sia in Serie B anche per noi, e Bernabé è totalmente diverso. Questo non significa che non si possa giocare senza Estevez o senza Bernabé. La squadra deve mantenere la propria identità a prescindere dagli individui, dal singolo. Fava. Mister, buonasera. Buonasera. Il Parma, con il pareggio raggiunto oggi, è la squadra che ha mantenuto la striscia positiva più lunga, più longeva, 10 vittorie, 4 pareggi nella regular season, è una prova di forza, una dimostrazione di forza dei suoi ragazzi. Guardare alla prossima, e questo è la voglia di voler giocare la partita per vincere. Io ve l'ho detto, noi dobbiamo pensare a vincerne il più possibile, e poi però abbiamo fatto 2 risultati in casa, 2 pareggi, che secondo me, a mio avviso, sono state le partite più belle che abbiamo offerto sul campo, però l'abbiamo pareggiata. Quindi bene, ma è sempre pensare alla prossima. Prova di forza che è sinonimo di crescita e maturazione, Circati. Ieri si parlava nelle prepartite di una squadra che non ha i titolarissimi, però in questo momento diventa difficile togliere Alessandro Circati della difesa. Allora il prossimo sarà Circati. A essere tolto? Sì. Non è colpa mia però. No, assolutamente. Sempre rimanendo sulla difesa, mister, che cosa non ha funzionato in occasione del gol della Sampdoria? Perché siamo arrivati ad avere un uno contro uno in area di rigore, ma forse l'errore è stato a monte nelle uscite. Ma è quando uno vuole fare sempre quel tipo di pressione così alta e qualcosa si espone. Io credo, non mi ricordo bene perché lì ero... Era quasi una palla recuperata, un rimpallo che ci è andato, credo, perché mi ero... E non ho visto, non ho la prospettiva se la linea è stata in grado di scivolare. Però, insomma, è stato anche bravo Pedrola e lì complimenti a lui. Ceci, poi chiudiamo. Sei d'accordo che ha preso il gol il Parma perché eravamo troppo sbilanciati? Ma è quello che dicevo prima, quando voglio andare a pressare e portare tanti uomini lì, un rimpallo che ci è andato storto, probabilmente l'avremmo potuta difendere meglio quella palla infiltrante che poi è nata alla ripartenza. Ecco, hai pensato a un certo punto di inserire Begic e poi invece hai messo Miaila, perché?
e stanno tutti e due bene, tutti e due hanno caratteristiche un po' diverse, magari Bešić un po' più col dribbling, Mihajla comunque ha il tiro dal limite, ha una conclusione più forte, poteva essere sbloccata anche in questo modo. Abbiamo provato a cercare ad aprire con i due terzini, con Ansaldi e Di Chiara, e poteva esserci anche il cambio di Bešić, sì. Ecco, anche perché quella mossa di Ansaldi terzino, ma soprattutto con Koulibaly a centrocampo, è inedita e ha un pochino sorpreso. In quel momento Kuli aveva più energie di tanti altri, però io avevo bisogno di una qualità diversa, e con il cambio di Benek mi serviva avere aperto Ansaldi, perché ha una grande qualità nel cross, nella rifinitura, e siamo stati poi ripagati. Ecco, con le sostituzioni Palma è apparso meno incisivo, anche se ha attaccato tanto. Stanchezza o ancora reparti da così migliorare anche a livello di intesa? Ma no, è che l'inerzia della gara, anche è vero, i cambi sono entrati, erano freschi, ma poi c'erano tutti gli altri che avevano speso tantissimo, quindi è vero, tante volte uno pensa che il cambio, quelli che subentrano, possano fare grandi cose, ma poi hanno tutta la struttura, tutti i giocatori che erano dentro avevano spinto moltissimo. Mi è piaciuto anche Partipilo, ha avuto una grande occasione, una grande situazione per tanti aspetti positivi, ma tante cose sulle quali dobbiamo lavorare. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie, buonasera.